Fulvio Fiorino, allenatore dell'Oltrepò Voghera, dopo il test impegnativo, importante e anche prestigioso con la Cremonese squadra di Serie B, si è visto un Oltrepò Voghera volitivo, costruttivo, che rispetto a una settimana fa col Cisarano ha fatto vedere decisamente qualcosa di meglio. Frutto del lavoro, della crescita della squadra, di che cosa? Devo essere sincero che rivedendo poi la partita col Cisarano, il primo tempo si intravedeva già quello che poteva essere un pensiero proprio positivo di gioco. Anche se io ero rimasto magari un po' deluso, forse un po' della partita contro Cisarano, e l'avevo anche dichiarato. Rivedendola c'era già qualche cosa. Il lavoro di questa settimana forse ha fatto crescere comunque la consapevolezza al gruppo di poter giocare un certo tipo di calcio, e oggi abbiamo cercato di farlo con una squadra di categoria superiore. Avremmo potuto abbassarci, aspettarli e cercare di non prendere gol, invece abbiamo fatto un primo tempo dove abbiamo cercato di proporre il nostro gioco, di mantenere il possesso, di conquistare spazio, di costruire dal basso, e mi sembra che ci siamo riusciti, con efficacia, e devo dire che i ragazzi mi sono piaciuti moltissimo. Poi verso la fine del primo tempo abbiamo preso un gol dove dobbiamo andare ad analizzare alcune situazioni, sia di atteggiamento, sia di fase di costruzione di possesso, sia di fase difensiva, per cui ci sono almeno tre situazioni da andare ad analizzare per il gol che abbiamo subito. Finito il primo tempo, mi sembra che il secondo tempo, un po' la stanchezza, un po' abbiamo preso questo secondo gol che ci ha tagliato un attimino le gambe. Se andiamo a valutare gli episodi più che la gara, e poi magari parlo della prestazione, abbiamo preso quattro gol che non sono quattro gol frutto di particolari situazioni di gioco create dalla Cremonese, ma da situazioni invece che dobbiamo rivedere noi. Però sulla prestazione, sulla performance della squadra posso essere solo soddisfatto. Stai provando ancora qualcosa? Manca qualcosa a questa squadra? Devi cercare un po' il pacchetto difensivo. I due centrali, oggi Samina l'hai messo a sinistra. Manca qualcosa dietro, qualcosa anche davanti? Oppure bisogna tamponare la parte dietro e poi la squadra sarà fatta? Sicuramente sto cercando delle alternative con il gruppo che ho, e quindi sto provando diverse formazioni, cercando di trovare la possibilità di, tra virgolette, sfruttare le giuste caratteristiche dei giocatori a disposizione. Sicuramente dobbiamo ancora lavorare noi come gruppo, e probabilmente stiamo aspettando magari anche qualche giocatore, ma questo dipende dalla società. Fra una settimana esatta ci sarà la prima uscita ufficiale di Coppa Italia contro il Fanfulla, un test dove contro una pari avversaria di Serie D, tra l'altro neopromossa, insomma, bisognerà cercare qualcosa di concreto, insomma, tenere il risultato e cercarlo, insomma, a tutti i costi per passare il turno. Sì, certo, diciamo che da un punto di vista di performance possiamo essere soddisfatti. La performance poi deve portare comunque a conseguire un risultato positivo a livello sportivo, ecco. Quindi dobbiamo avere la consapevolezza, e mi sembra che sta crescendo in tutti i giocatori, di poter giocare in una determinata maniera, di avere le qualità e le possibilità di poter giocare in una determinata maniera. E questa consapevolezza deve portarci a essere anche efficaci e concreti, per conseguire poi il risultato. È chiaro che noi dobbiamo arrivare a regime, secondo me, il 2 settembre. E gli step sono diversi. C'è stata la prima partita tra di noi, dove abbiamo visto che c'era già un pensiero, abbiamo visto col Cisarano la possibilità di potersi confrontare con di pari categoria, la squadra di pari categoria in una determinata maniera. Oggi abbiamo preso consapevolezza giocando con una squadra superiore, e adesso arriviamo a una prima competizione dove c'è il risultato da conseguire, e vediamo. Sono step che ci devono portare a crescere pian piano, sino ad arrivare alla prima di campionato, che dobbiamo essere a posto. Grazie.